Le vagabonde e sbrindolade, che corre per il cielo a gruppi a gruppi, da una banda o dall'altra senza scopi, all'orba come pecore sbandade. Che pare, tante volte alla lontana, franze d'oro spenelate di biaca, tocchettini di ciel che se distacca, muci d'argento e migole di lana. Che pare, Intorno al sole alla mattina, cari pieni di fuc, stizi impizzati, veci e strambi scenari spegasati, di amatide celeste e di porporina, che scuriate dal vento, bandera in testa, impressa a passe come tra messiere, di bel tempo, di vicine primavere, di temporai cargati di tempesta. E gironze zugando fra le stelle, vestie d'argento, un fila una a una, le zere bianche in la luna, allora nugole se proprio belle. Ma quando, senza ombra di colori, con una capa di piombo greva greva, sconde quel ser momento sol che leva, quel bel momento che tocca tutti i cori, quando, per ore e ore, basse e smorte, la secca scarna, queta, fiacca, fiacca, setila, in inseminia, che snerva e straca come una musica di foglie morte. Quando robè il bel verde alle valade, alla notte il splendor delle sostele, allora certo, certo non si belle, nuvole vagabonde e sbrindolate. Bene, penso che migliore inizio non poteva esserci per questa altra puntata di Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto, perché abbiamo iniziato, vedete, con la lettura di una poesia di Giacomo Floriani, Nubole, da parte di Eliseo Fava, che abbiamo qua ancora e che ringrazio nuovamente anche Io a nome vostro. Un contracambio di cuore. E vorrei sentire qualcosa, prima di passare a me la parola per un esame formale della poesia, qualcosa su Giacomo Floriani, cosa significa Giacomo Floriani per noi del Basso SAC Io ho conosciuto Giacomo Floriani che avevo 12 anni. Il preside della nostra scuola, Beppi Darri, eh, portava eh, la, la scuola in gita a San Piero. Era eh, in primavera. Un appuntamento eh, a cui lui non eh, voleva assolutamente rinunciare. E fu lì, in San Piero, sul Pra, che lui, il professor Darry, si avvicina a me e agli altri amici che stavamo giocando, e indicandoci un vecchietto con capelim eh, da montagna, i calzettoni, le braghe alla zuava. Il la dite, è un poeta. E mi sono restato un po' stremì, nel senso che per me un poeta era quello che vedevamo nelle illustrazioni sui libri, Dante con la corona d'oro intorno alla testa, e vedere lì Beciot con eh, vestito a montagna, che il eh, come dire, fumeva la pipa e le vardeva girare senza commenti, le sta la prima sensazione. Sentite, cari amici, che qui abbiamo il nostro ospite, il solito Pete, vedete che sta abbaiando probabilmente proprio a quello che dice il suo padrone, appunto Eliseo. Vediamo se Pete riusciamo a farlo calmare. Pete, vieni. Pete. Pete. Vieni qua perché ormai è ospite fisso dei nostri incontri con Eliseo. La seconda volta che ho incontrato Floriani, alcuni anni dopo, erano all'inizio degli anni 60, mio cognato, che era allora fidanzato con mia sorella e che era un amico di Floriani, decise di andare a festeggiare con Floriani in Ferragosto a San Pero dove loro eh, vivevano, eh, Floriani e la moglie, eh, dieci mesi l'anno ormai. Il... Comparamo, arriva un dolce, eh, solo che durante il percorso naturalmente il, il dolce subì eh, alcune peripezie e quando arrivammo il colpo d'occhio non era dei più gradevoli e subito Floriani risolse il problema, ma noi non mangiamo col cucchiaio, ma in col cucciare. e quindi dando subito, dire che differenza fa se è buono, che sia una fetta intera o che sia in nel piatto mangiato con il cucchiaio, dice il problema, il, il sapore eh, è identico. Era il modo semplice di questo eh, modesto impiegato della cassa malati di Riva che eh, aveva questa passione per la montagna e che eh, ogni fine settimana e dopo quando è stato in pensione per appunto lunghi periodi dell'anno viveva nella zona di, di montagna e la sua poetica eh, nasce si sviluppa legata a questo suo grande, incredibile amore per le montagne trentine e per il lago di Garda. Bene, io adesso prendo in mano questa poesia di Giacomo Floriani, vi dico subito che Floriani usa abbastanza gli accenti tonici e fonici, è quello che ho sempre cercato di spiegarvi. E adesso mi permetto di rivedere questa poesia però in lingua italiana. Voi vedrete la poesia naturalmente eh, sullo schermo, in dialetto, così avete modo di confrontare il dialetto con l'italiano. Allora, nuvole vagabonde sbrindolate, quindi nuvole vagabonde e sbrindellate. Che correte, cioè che correte per il cielo a gruppi da una parte, da una banda, da una parte all'altra senza motivi, senza scopi, all'orba, cioè alla cieca, come pecore disordinate allo sbando. Che pare che sembrate tante volte alla lontana frange di oro. Ecco questo spenalae de biaca, cioè pennellate di biacca, che è questa sostanza che si usa per produrre il colore, la vernice. Pezzettini di cielo che si, che si distaccano, mucchi d'argento o briciole, queste migole di lana, che pare intorno al sole la mattina, che sembrate intorno al sole la mattina, cari pieni di fuoco, foc, Stizi, tizzoni accesi, vecchi e strambi scenari. Ecco, questo spiegazzati, cioè colorati in modo disordinato da matti di celeste e porporina. Che naturalmente nuvole, scuriate dal vento, colpite dal vento, bandiera in testa, in fretta passate come tramessiere, cioè come portatrici di bel tempo, di vicine primavere, di temporali carichi di tempesta. Che fra le stelle, che gironzolate giocando fra le stelle vestite d'argento o in fila a una a una, leggere e bianche, inghirlandate la luna. Allora, nuvole siete ecco, siete propri belle. Ecco questo se, con l'accento fonico chiuso, sta per siete. Allora, nuvole siete proprio belle. Ma quando senza ombra di colori, con una cappa di piombo pesante, nascondete quel certo momento del sole che si innalza, quel bel momento, quel bel momento che tocca tutti i cuori, quando per ore e ore basse e smorte lasciate, cioè lasciate cascare, cadere un'acqua debole, debole, setila, ecco. Sottile, insemenia tontita, che snerva e stanca come una musica di foglie morte, quando rubate il bel verde alle vallate, alla notte il, lo, lo splendore delle sue stelle, allora certo non siete belle, non se belle, non siete belle, nuvole vagabonde e sbrindellate. Ecco, mi sono permesso appunto di intervenire qui a tradurre in italiano per coloro che il dialetto lo conoscono poco. Ecco, vi faccio notare soltanto una cosa, che qui molte parole dialettali hanno gli accenti fonici chiusi, a differenza di, di, di arco, perché certe parole, per esempio i cori, i cuori, noi ad arco diciamo i cori, cioè con l'accento tonico, l'accento fonico aperto. Arriva dicono i cori e così anche. Il vent, vent chiuso, arriva, vent aperto ad arco, e così altre parole. Quindi mi premeva appunto provare a tradurre questa poesia. È evidente che la poesia in dialetto non dà le stesse emozioni della poesia detta in italiano, certe parole dialettali arrivano subito al cuore, arrivano subito ad emozionare. Bene, cosa possiamo dire ancora prima di chiudere questa trasmissione? Di questa puntata Eliseo su Giacomo Floriani, su questa tua esperienza che ti ha portato a conoscere lo stesso poeta. Sì, io ero un ragazzo, e prima proprio un ragazzino e poi un ragazzo negli anni 60. La cosa di Floriani, io poi l'ho ritrovato in un libro alla biblioteca di Riva. Stavo cercando un, un libro, mi è capitato in mano un libro, di un grande poeta dialettale veronesi, veronese, Berto Barbarani, e sfogliando questo libro che guardavo in edizione Mondadori, molto accurata, scoprì che era appartenuto a Floriani e che probabilmente poi Floriani o gli eredi l'avevano regalato alla biblioteca di Liva. E siccome c'era una dedica di un fotografo noto, molto bravo, Silvio Pozzini, che aveva messo una dedica, aveva regalato a lui, quindi questo libro a Floriani. Eh, io parlai con la direttrice e dicevo, ma non è il caso di metterlo a disposizione perché un libro con una dedica a Floriani fatta da Puzzini ha un valore anche dal punto di vista di antiquariato librario, è, è una chicca, è un libro che va tutelato, protetto. Eh, trovate un altro testo di Barbarani meno importante, una copia senza, ma la copia con la dedica. È un patrimonio per la biblioteca. E questo eh, tuo consiglio è stato eh, abbracciato? Se, secondo me, come dire, a Floriani non hanno mai voluto bene. Eh, posso essere un po' polemico? Certamente. Eh, C'era l'occasione nel. 2013, di eh, fare una riedizione perché erano decaduti i diritti eh, editoriali, del, di fare un'edizione critica di tutte le poesie di Floriani. Il, eh, non è stato possibile perché eh, eh, di fronte alla proposta il comune di Riva dice ah lo facciamo noi stiamo ancora aspettando, aspettando. Eh, la copia e non è stato eh, amato non è rispettato come dovrebbe non gli è stato fatto il vero grande torto che è stato fatto a Floriani è quello di non aver trovato il modo di dargli sepoltura in un nel cimitero di montagna che voleva lui, per eh, questioni burocratiche, burocratiche ehm. legate, il che vuol dire che la burocrazia comanda non solo i vivi ma anche i morti, eh, non è stato mai possibile traslare e oggi il, eh, le ossa di Floriani sono, come dire, spostate in un posto senza lapide e senza adeguata. Quindi con questa Ricordo. nota polemica di diservio. <coughs> no, è un rimpianto. Cioè, ma è comunque una nota polemica che mi preme appunto far evidenziare. Noi naturalmente abbiamo dato anche il nostro modesto contributo a, così, a riparlare di Giacomo Floriani. Naturalmente ringrazio, anche questa volta siamo arrivati alla fine, ringrazio ancora Eliseo Fava che, ripeto, ritornerà perché abbiamo un debito da saldare con Baroni. Ecco, io chiudo questa puntata con i soliti dieci vocaboli, mi raccomando, e parto subito con una parola curiosa, questo «bec» con la «e» chiusa che è il caprone. Però se io metto l'accento fonico aperto diventa il «bec» che è il becco, il becco dell'uccello, quindi Bec ha un significato Bec ne ha un altro. Poi bruschim, con l'accento tonico solido, è la spazzola. Ecco poi la caveagna o cavezagna, a seconda dei luoghi, è la fine di un filare di viti. Anche caveagna. Cavedagna, ecco, cavedagna, cavezzagna, caveagna. Poi c'è il Cosim, il cussino. Beh, questo termine, encuzi, som encusi, quando sono impregnato di sporco. Pegola, aver pegola, aver ghepegola, aver sfortuna, ma la pegola sarebbe la pece, la pece nera, ma vuol dire anche sfortuna. Quindi pegola, accento tonico sulla E sulla e, e accento fonico chiuso. Perché se ti sporcavi le mani con la pegola, a pulirle... L'agghevoltuta. No? L'agghevoltuta, voltuta. Poi c'è Sperel è l'infisso. Stremia. O c'è una bella stremia, o c'è una bella paura. Stremia, da cui stremi. Oggi sono stremi, sono impaurito, spaventato. E poi tacais, una roba tacais, una roba tacaticcia. Tacais, una cosa, tacaissa, una cosa tacaticcia, tacais. Quindi mi raccomando qui l'accento tonico sulla i. Bene. I dieci vocaboli. Sono conclusi, finita anche questa puntata. Grazie di nuovo, Eliseo. Arrivederci alla prossima. E naturalmente, cari amici, spero di rivedervi al prossimo incontro. Ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.